Grazie Rettore, passerei al suo collega, diciamo così, Eugenio Coccia, Rettore del Grand Sassonian Institute. Lei, Rettore Resta, ci ha raccontato dell'origine del Politecnico di Milano. All'Aquila è nato il Grand Sassonian Institute pochi anni fa, dopo il terremoto che ha duramente provato il capoluogo abruzzese, con tra gli altri obiettivi quello di portare della conoscenza, portare dell'innovazione in un territorio appunto provato. Rettore Coccia, come sta andando e dal vostro punto di vista che senso ha collaborare con le imprese del territorio? Allora, come sta andando? La risposta è bene, l'Aquila sta, diciamo, rinascendo. Io ho imparato qui che ricostruire vuol dire costruire in realtà, e l'Aquila sta ricostruendosi nel segno dell'innovazione, dell'alta formazione e della ricerca. Ovviamente il Grand Sassonian Institute fa leva su delle realtà esistenti nel territorio. C'è una vocazione di città universitaria dell'Aquila, c'è un'università come quella dell'Aquila che ha 20.000 studenti, e ci sono i laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ecco, basandoci su queste realtà, noi abbiamo costruito una serie di progetti che mettono a sistema anche delle aziende del territorio. Parlo della Thales Alenia Space, che è un grosso stabilimento qui all'Aquila, e della L Foundry, che è una fonderia di silicio per semiconduttori. Ecco, i nostri progetti, sto parlando adesso dei progetti di fisica, quelli che facciamo in sinergia con il laboratorio del Gran Sasso, sono progetti in realtà, come si dice, nati dalla curiosità, no? Dal fatto di fare scienza fondamentale, scoprire la materia oscura, che è una materia diffusa nell'universo, probabilmente una particella nuova. Ora non mi voglio trattenere con un seminario sulla materia oscura, per quanto sarebbe anche interessante. Se non abbiamo il tempo. Lo so. Ma ecco, per rivelare queste particelle, oltre ad andare sotto la montagna, dove ci sono le condizioni di rumore più basso possibile, diciamo, di silenzio cosmico, come si dice, c'è bisogno di realizzare un sensore di luce innovativo che debba pescare questi debolissimi segnali di luce che la materia oscura lascia in un grosso contenitore con del liquido che è l'argon liquido. Questi sensori di luce sono dei silicon photomultiplier, sono dei sensori di luce innovativi che noi abbiamo sviluppato perché vogliamo rivelare la materia oscura, ma questi sensori di luce innovativi sono anche utilizzabili in tantissime altre applicazioni, dalle auto comandate dai satelliti alla PET. E tra l'altro è nato anche un progetto su questo, un progetto spaziale con Thales Alenia Space, per spazializzarli questi sensori di luce. Cioè c'è un satellite che abbiamo chiamato NUSES. Questo satellite è costruito dal Grand Sasso Science Institute, la parte di strumentazione, insieme con l'NFN, e da Thales Alenia Space per quello che riguarda la carrozza, come si dice, che deve volare. Ecco, questo porterà a mandare nello spazio questi sensori di luce nuova, e questo ha, come dire, di per sé un valore, perché tutta la dosimetria nel futuro di qualsiasi cosa vola sarà basato su questi sensori di luce che non hanno mai volato ancora. E inoltre con questo satellite vogliamo fare due cose: uno è rivelare neutrini di altissima energia che interagiscono con il pianeta, e dall'altro cercare di vedere segnali da terra di tipo elettromagnetico che possono essere precursori di terremoti. La terra è sempre un po' piezoelettrica, quando si comprime, si dilata, rilascia dei segnali elettromagnetici. Ecco, sono stati visti dei promettenti segnali che potrebbero dirci che 5-6 ore prima di un grosso terremoto ci potrebbero essere questi segnali che vengono da terra. Ecco, questo satellite si propone di fare queste cose, e non sarebbe possibile se non ci fosse una forte sinergia tra la nostra istituzione universitaria e una grossa azienda del territorio. Benissimo, quindi abbiamo visto come fisica fondamentale, scienza fondamentale e ricerca nelle aziende possono andare d'accordo. Sentiamo Eugenio Coccia dall'Aquila, come valuta le proposte per migliorare, per rendere più solido questo ponte tra ricerca universitaria e imprese. Sono d'accordo? Sì, io sono d'accordo con tante affermazioni che ho sentito, sia dal ministro che dal collega Resta.
sul fatto, intanto per cominciare, che i nostri dottorandi sono pagati troppo poco, purtroppo, e anche sul fatto che dobbiamo realizzare una massa critica per poter veramente avere un impatto. Devo dire che noi facciamo un solo dottorato di ricerca all'Aquila, siamo 6 scuole in tutta Italia, cosiddetta ordinamento speciale, c'è cioè la normale di Pisa che è la più antica, poi c'è la SIS a Trieste, lo IUS a Pavia, l'IMT a Lucca, il Sant'Anna ancora a Pisa. Ecco, fra di noi abbiamo creato una job fair, per esempio, per cui i nostri dottorandi, anche quelli che in teoria erano più orientati a avere uno sbocco nel mondo della ricerca, però incontrano una volta all'anno le imprese perché da lì nascono anche delle sorprese, appunto, no? Nascono le sorprese di ricerche nate come ricerche di base che però hanno poi applicazioni tecnologiche. Come diceva il collega Resta, all'inizio degli anni 80 la maggior parte dei dottorandi aveva come sbocco naturale il posto di ricercatore, professore all'università, piccoli professori che crescevano, diciamo. Adesso non è più così, il numero di posti nell'accademia aumenta molto lentamente, mentre il numero di persone che ottiene il dottorato di ricerca è aumentato esponenzialmente. Quindi è chiaro che una volta il dottorando andava a fare ricerca all'università, adesso invece andare nella società. E quindi è chiaro che va trovato subito quei canali virtuosi, diciamo così, in cui le competenze del dottorando possono anche sbocciare, sbloccarsi e andare verso occupazioni diversificate. Io posso fare, diciamo, anche un altro esempio su questo di ricerca fondamentale come motore di trasferimento tecnologico, la lego di nuovo all'argon liquido di cui ho parlato prima. Perché è un bersaglio ideale per le particelle, per i neutrini o per le particelle di materia oscura. Però è l'argon 40 quello buono. L'isotopo 39 invece è un argon radioattivo, cattivo. Come si fa a separare questi due isotopi che in natura, nell'aria, sono insieme? Bisogna realizzare delle grandi torri di raffreddate in cui l'isotopo più pesante, quello cattivo, quello 40, va sotto, quello più leggero sale sopra, e ecco che noi possiamo prendere quello che vogliamo con una cannuccia perché abbiamo fatto la separazione isotopica. Questo ora serve a rivelare la materia oscura, ma sorpresa, serve anche a fare la medicina isotopica, cioè può servire a separare gli isotopi dell'ossigeno, quelli dell'azoto, quello di altri gas che servono per la diagnostica. Stavolta serve quello radioattivo. Ed ecco che improvvisamente è nata una imprenditoria nuova in Sardegna, nel Sulcis Iglesiente, una miniera di carbone oramai inutilizzata si è riattivata su questa nuova imprenditoria. E chi sono quelli che l'hanno realizzata, che hanno dato il là? Sono ricercatori che volevano in realtà hanno fatto queste competenze per un altro scopo. Questo voglio dire che non bisogna sottovalutare quanto la ricerca di base, quella che inizialmente è solo curiosity driven, come dire, può portare poi a delle conseguenze. L'ultima, la cito adesso, a proposito della pandemia del Covid, diciamo che le capacità dei fisici di lavorare in grosse collaborazioni, di lavorare anche con impianti, infrastrutture da vuoto e criogeniche, ha portato alcuni di noi a inventarsi un tipo di ventilatore meccanico, come proprio respiratore per le terapie d'urgenza, fatto da pezzi molto semplici, che vuol dire con un software non proprietario, molto replicabile anche in paesi a basso livello tecnologico. Ecco, questo ha avuto riconoscimento della Food and Drug Administration americana. E adesso si può realizzare in milioni di esemplari ed è nato da un'applicazione della ricerca di base. Questo per dire quanto anche nel nostro paese è diversificata la competenza, sono diversificate le modalità con cui anche un dottorando può arrivare ad avere uno sbocco anche nelle aziende. Naturalmente alla base ci abbiamo la stoffa buona, perché la verità è che
abbiamo studenti di talento in tutta Italia, questo. Dall'altra parte, come dire, ne perdiamo diversi all'estero perché non facciamo sistema e non diamo loro il giusto compenso che hanno fuori. E su questo naturalmente dovremo intervenire, ma qua c'è sono le persone più autorevoli di me, c'è cioè il ministro addirittura, quindi sarà lui combattere per tutti. Bene, Rettore Coccia, all'Aquila cosa bolle in pentola? Beh, diciamo, menziono due cose. Uno è mettere a sistema questi nostri rapporti con Thales Alenia Space, con Elefoundry, fare un hub scientifico-tecnologico per gli esperimenti spaziali, che richiami anche tecnici e ingegneri da parte delle aziende che lavorano nel campo dello spazio all'Aquila a, diciamo, a fare formazione, con anche ovviamente un ruolo importante per i dottorandi. Però, diciamo, infine io volevo presentare un progetto, raccontarvi un progetto che ha a che fare con il creare l'ecosistema proprio all'Aquila. E questo è il progetto di un collegio diffuso. Voi sapete che l'Aquila ha tanti un patrimonio immobiliare distrutto dal terremoto che è stato nel frattempo ricostruito e messo in sicurezza. Parliamo di appartamenti che sono nella disponibilità del comune dell'Aquila a questo punto e che verranno messi a disposizione di una fondazione che è formata dal comune, dall'Università dell'Aquila e dal Gran Sasso Science Institute per ospitare 600 studenti, dottorandi, ricercatori all'interno del centro storico. E saranno, diciamo, le residenze date essenzialmente per merito. Infatti poi applicheremo alla formula del collegio di merito che il Ministero riconosce. Ecco, questo, diciamo, piace molto non solo a noi, ma anche al Conservatorio, all'Istituto di Belle Arti dell'Aquila, che è una città culturalmente molto vivace, perché dà concretezza a quell'idea di Città della conoscenza, che è un nome tanto bello, che è quello che l'Aquila vuole darsi come visione, però realizzare un collegio diffuso nel centro dell'Aquila con studenti e ricercatori veramente rende questa città della conoscenza qualcosa di reale. Ecco, questo è un progetto naturalmente del cuore.